Sì, io ne sono convinto, l'Uruguay è il più grande miracolo calcistico che ci sia. Pensate a una nazione di 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi paragonabile ad esempio alla Toscana, che ha vinto più Coppe America di tutti, 15, una in più dell'Argentina che di abitanti ne fa 44 milioni e addirittura il doppio del Brasile che supera i 200 milioni. In più l'Uruguay ha vinto due titoli mondiali. Per loro sono quattro e non hanno poi tutti i torti, perché contano anche le Olimpiadi del 1924 e del 1928, semplicemente perché al tempo il mondiale non era ancora stato inventato, il primo si giocherà nel 1930 e lo vincerà l'Uruguay. Montevideo, la grande capitale, conta due principali club calcistici, il Peñarol e il Nacional. Insieme hanno vinto 8 volte la Copa Libertadores, il doppio rispetto a Rio de Janeiro, che di grandi club calcistici ne ha 4 ed è grossa almeno 5 volte tanto. Il calcio in Uruguay è lo specchio di un modo di vivere libero, fiero, fondato su di una libertà che ti porta a non attaccare, ma anche a non temere nessuno. Con libertad ni ofendo ni temo, è il motto di Montevideo. E parlando di motti, gli uruguagi, fedeli alle loro tradizioni contadine, hanno davvero piedi grossi e cervello fino, o meglio, piedi abili, perché nel calcio primeggiano da sempre. Perché se è vero che l'Inghilterra è la madre del football, là a Montevideo ti dicono, l'Uruguay ne è indiscutibilmente il padre. Il calcio è dappertutto nella Repubblica Orientale dell'Uruguay, a Montevideo, ma anche nelle zone rurali. Prendete ad esempio Salto, cittadina che a stento supera i 100.000 abitanti, e lì, in mezzo alle fincas dove si coltivano limoni squisiti, sono nati, a poche settimane di distanza, all'inizio del 1987, due bomberini interessanti come il Pistolero Suarez e Edinson Cavani e il Matador. Ma nella storia calcistica d'Uruguay e nei suoi tanti momenti vincenti, le figure che sono emerse non sono sempre state per forza i grandi realizzatori, gli attaccanti, le stelle. Sono stati i caudillos, i capi che hanno guidato il loro popolo al trionfo. E il caudillo, visto che il calcio uruguagio non è bailado come il football brasiliano o tecnico come quello spagnolo, è un calcio di lotta, di garra, di sudore, di battaglia. I capi si piazzano in mezzo al campo o in difesa, dove la battaglia infuria, dove possono dirigerla. Il primo grande caudillo è stato José Nasazzi, leggendario difensore anni 20 e anni 30. Poi è arrivato Obdulio Varela, l'architetto, colui che ha pensato e realizzato il Maracanazo del 1950, che rimane una delle tappe più importanti nella storia del calcio mondiale. Possiamo citare anche Tito Gonsalves, l'unico sudamericano ad aver giocato 6 finali di Libertadores, 3 volte campione continentale e 2 volte campione del mondo negli anni 60, sempre con la stessa maglia, quella che non si è mai tolto, quella a strisce verticali, oro e nere, la maglia del Peñarol. Mentre andando in casa Nacional dobbiamo per forza citare il patriarca Hugo de Leon, caudillo dell'epoca d'oro degli anni 80. E tornando in tema nazionale, il nome è quello di Diego Lugano, l'ultimo capitano vincente nella storia della Celeste, quello che ha alzato al cielo del Monumental nel 2011 la Copa America. Ma ce n'è uno che li mette tutti in fila, non tanto per numero di trofei, per epica narrativa, per la quantità di imprese che ha compiuto, quanto per numero di presenze. E stiamo parlando dell'attuale caudillo, del capitano Diego Godín, l'ultimo grande caudillo del football uruguagio. Nessuno più di lui ha vestito la maglia della nazionale uruguagia. 127 presenze, traguardo tra l'altro tagliato sotto l'egida di un'altra figura colossale, il CT Oscar Washington Tabárez, il maestro. Godín con la Celeste ha vissuto momenti indimenticabili, su tutti la conquista della Copa America 2011, nella quale fu però una comparsa, anche se proprio vederlo entrare a 2 minuti dalla fine della finale contro il Paraguay, a cose già fatte, dalla dimensione della sua importanza, perché quella Copa America non l'ha vissuta da protagonista solo per colpa di un infortunio, però alla fine lo hanno voluto in campo perché era importante da giocatore o da figura. Altro momento indimenticabile per loro più che per noi, il gol che realizzò proprio all'Italia di Prandelli nella partita decisiva del girone di Brasile 2014. Ma se dobbiamo eleggere il momento, il gol della carriera
di Diego Godin, dobbiamo mettergli un'altra maglia, ma un'altra maglia fatta di garra, di sudore, di sforzo, di volontà di abbattere i limiti e di conquistare dei trofei che in questi casi valgono qualcosa in più. La maglia dell'Atletico Madrid, dove ha vissuto il più importante ciclo della sua carriera a livello di club, ha giocato quasi 400 partite, ha vinto 8 trofei e ha segnato 26 gol, fra cui quel gol. La data è 17 maggio 2014, Barcellona, Camp Nou, ultima giornata di Liga. Una Liga che non è stata come tutte le altre. Il Barcellona del Tata Martino e il Real Madrid, il primo Real Madrid di Carlo Ancelotti, pensavano di duellare per il titolo di Spagna e invece si è inserito un terzo incomodo, l'Atletico, che ha superato il Real e si è presentato all'ultima giornata con la possibilità di vincere il titolo. Una vera e propria finale. Chi vince la partita fra Barça e Atleti è campione di Spagna. L'Atleti può anche permettersi un pareggio, ma deve strapparlo in mezzo a 100.000 catalani. Atletico che comincia perdendo nel primo quarto d'ora due figure fondamentali come Diego Costa e Arda Turan. Poi arriva il Niño Maravilla, Alexis Sanchez segna il vantaggio blaugrana con un fulmine che sembra squarciare la bella storiella dell'Atletico Madrid e invece la storia deve ancora cominciare. Inizio del secondo tempo, calcio d'angolo per l'Atleti, cross perfetto, sfetta su tutti e il flacco Diego Godin che di testa impallina il pittoresco e anche un po' improvvisato portiere Pinto. 1-1, l'Atletico Madrid è campione di Spagna, applaudito da tutto il pubblico avversario. Un'impresa indimenticabile, l'impresa firmata da Diego Godin. Un Godin che adesso si appresta a vivere le sue ultime settimane con la maglia dei Colchoneros, perché a 33 anni ha deciso di raccogliere l'ultima grande sfida della sua carriera. Lo porterà in Italia, in una squadra come l'Inter, che brama una figura del genere per dirigere sia in campo che all'interno dello spogliatoio. E porterà a casa un difensore che a quest'età, per forza di cose, ha qualche crepa da stuccare, però si porta a casa un leader, un caudiscio, anzi il caudiscio, e quando in squadra ti metti un caudiscio uruguagio, sai per certo di avere ottime basi su cui costruire.